Logicamente anche noi abbiamo dei momenti in cui c'è una difficoltà, perché è evidente che non viviamo in una bolla. Però cerchiamo di mettere al centro, e questo stanno facendo le nostre società, di mettere al centro i valori della solidarietà. Penso al derby che c'è stato qui del cuore tra Palermo e Catania, e poi i ragazzini, 100 ragazzini vestiti con le maglie del Palermo, nello stadio di Catania, e molti avevano paura dell'impatto. Quando hanno annunciato allo stadio di Catania che c'erano i 100 ragazzini e ragazzine, tutto lo stadio, compreso le curve, che generalmente c'è una competitività sportiva abbastanza forte, hanno applaudito. Questo vuol dire che bisogna avere un po' di coraggio, e se ci muoviamo in questa direzione, allora possiamo migliorare. Carlo Acutis è stato argonauta. È stato un ragazzo di una grande capacità di valori, ha amato il calcio, può essere un punto di riferimento di un mondo sterminato di ragazze e ragazzi. Basta vedere che cosa è successo nel momento in cui lui è stato proclamato beato, è riuscito a e riesce a parlare ai ragazzi e alle ragazze. E il fatto che noi durante la pandemia siamo andati casa per casa con i ragazzi delle giovanili a far firmare la petizione è il segno che di un lavoro faticoso che però ha portato risultati. Noi lo vorremmo, logicamente c'è un percorso da compiere, siamo rispettosi. In questo momento stiamo svolgendo un pellegrinaggio lungo le 60 città della Lega Po per far conoscere il messaggio di Carlo Acutis e nello stesso tempo far vedere quanto è importante per noi.